Capitolo 5 Fra buoni vicini. Che diamine vai a fare adesso, Joe? Domandò Meg in un pomeriggio che nevicava, vedendo la sorella uscire per l'atrio col passo pesante, in stivali di gomma coperta e incappucciata, con una scopa in una mano e una pala nell'altra. Vado a fare un po' di moto, rispose Joe ammiccando con l'occhio. Direi che le due camminate di stamattina ti dovrebbero bastare. Fuori è brutto, fa freddo, faresti meglio a startene accanto al fuoco come me, al caldo e all'asciutto, disse Meg con un brivido. Oh, io non li ascolto mai i consigli, lo sai. Non posso mica starmene ferma tutta la giornata e non mi piace sonnecchiare accanto al fuoco come la gatta. Le avventure mi piacciono a me e ne vado in cerca. Meg tornò a scaldarsi i piedi al fuoco e a leggere Ivanhoe, e Joe, fuori, si mise con grande energia a scavare sentieri nella neve che era morbida e leggera. Sicché, con la sola scopa, in breve ella aperse una rotta che girava intorno a tutto il giardino per Beth quando verrebbe al sole e le sue bambole invalide avessero bisogno di prendere aria. Il giardino confinava con quello del signor Lawrence. E ambedue erano in un suburbio che aveva un po' della campagna, con boschetti e prati, grandi giardini e strade tranquille. Fra i due terreni correva una siepe. Una delle due case era di mattoni e aveva l'aria nuda e arrugginita ora, senza le piante rampicanti che d'estate le rivestivano i muri e senza fiori d'intorno. L'altra casa invece era di pietra, d'aspetto solenne e con tutte le apparenze del lusso, ampia rimessa, giardino ben tenuto, serra. E attraverso le ricche tendine si scorgevano dentro i segni di tante cose belle. E tuttavia all'insieme era solitario, senza vita, senza bimbi a giocare sull'erba, senza un volto materno che si affacciasse sorridente alle finestre, senza vaivieni di persone, eccetto il vecchio signore e il giovane nipote. La fantasia vivace di Joe ci vedeva un palazzo incantato, pieno di splendori e delizie, ma senza nessuno a goderne. Avrebbe avuto una gran voglia di vederli, i tesori e le bellezze nascoste, e di fare meglio conoscenza col ragazzo che del resto pareva lo desiderasse anche lui. Ma come cominciare? Da quella volta del ballo la voglia di Joe si era fatta più viva, pensava a tante maniere di fare amicizia, ma da un pezzo il ragazzo non si vedeva e Joe supponeva che fosse assente, quando un giorno, ad una delle finestre superiori, vide un volto abbronzato che guardava quasi con invidia giù nel loro giardino dove Beth e Amy si tiravano le pale di neve. Ha bisogno di compagnia, di distrazione, pensò Joe. Il nonno non sa la vita che ci vuole per un ragazzo e lo tiene sempre dentro mentre dovrebbe avere tanti amici per farlo stare allegro e giocare. Persone giovani e sveglie. Quasi quasi glielo andrei a dire a quel signore. Era un'idea divertente. Joe li amava i gesti audaci e sempre ne faceva qualcuno che scandalizzava Meg. L'idea di andarci non le era uscita di mente e in quel pomeriggio di neve ella si decise a tentare. Vediamo un po'. Il signor Lawrence era andato via in carrozza e lei, con la scopa, scavò il sentiero fino alla siepe di confine, dove si fermò a osservare. Tutto era quiete e silenzio. Le tendine delle finestre di sotto calate. Non si vedeva una persona di servizio, un essere umano qualunque. Soltanto una finestra superiore, una testa nera e ricciuta che si appoggiava sopra una mano esile. Eccolo, pensò Joe. Povero piccolo, solo solo, come deve essere triste con questa giornataccia. Che peccato. Adesso gli tiro una palla di neve per farlo guardare in giù e così gli dico qualche parola che lo metta un po' in allegria. E la manata di neve morbida andò su, la testa ricciuta si voltò pronta e il volto perde subito quell'espressione svogliata. I grandi occhi ebbero un lampo e la bocca un sorriso. Joe, ridendo, fece un inchino e agitò in alto la scopa, gridando: Come va? Non siete mica malato? Lori aprì la finestra e rispose con una voce che sembrava di cornacchia. Sto meglio, grazie, ho avuto un gran raffreddore, sono stato una settimana dentro. Oh, mi dispiace, cosa fate per sfogarvi un po'? Nulla, qui è triste come una tomba. Non leggete? Non molto, non me lo permettono. Non avete nessuno che vi legge? Il nonno qualche volta, ma i libri miei non sono interessanti per lui e non mi piace chiamare sempre Brooke. Fate venire qualcuno per compagnia, allora. Invitate qualche amico. Non c'è nessuno che mi piaccia. I ragazzi sono rumorosi e con la mia testa così debole. Non c'è qualche ragazza che vi possa leggere e vi distragga un po'? Le ragazze sono più tranquille e da infermiere fanno volentieri.
Non ne conosco nessuna. Conoscete me? Cominciò Joe e poi rise e non disse altro. Sicuro, davvero? Sareste tanto gentile da venirci voi? Esclamò Lori. Io non sono quieta e nemmeno gentile, ma ci vengo se la mamma mi dà il permesso. Glielo vado a chiedere. Adesso chiudete la finestra da bravo e aspettatemi. E detto questo, Joe, scopa in spalla, rientrò in casa. Cosa mi diranno? Pensava. Lori, intanto un po' agitato all'idea che avrebbe avuto compagnia, si affaccendava coi preparativi. La signora March lo diceva che egli era un vero piccolo gentiluomo. Per fare onore all'ospite attesa si spazzolò i capelli, si cambiò il colletto e cercò di rassettare un po' la stanza, che sebbene in casa ci fossero 5 o 6 persone di servizio era tutt'altro che in ordine. Ben presto si udì una forte scampanellata e poi una voce risoluta che domandava del signor Lori e una cameriera con la faccia sorpresa venne di corsa ad annunziare una signorina. Va bene, fatela entrare, Miss Joe, disse Lori, andandole incontro sulla porta del salottino. Joe comparve, rossa, sorridente e disinvolta. Aveva in mano un piatto coperto e nell'altra i 3 gattini di Beth. Eccomi, in armi e bagagli, disse vivace. La mamma vi saluta molto ed è contenta che io possa fare qualche cosa per voi. Meg vuole che vi porti un po' di questa panna di sua fabbricazione e Beth spera che i suoi gatti vi faranno piacere e me li ha voluti prestare. Io credo che non saprete cosa farne, ma non potevo rifiutare, ci teneva tanto a fare qualcosa anche lei. Invece l'idea buffa di Beth era proprio quello che ci voleva, perché Lori, vedendo i gatti, si mise a ridere, si scordò la timidezza e si fece subito disinvolta e socievole. Com'è delicato, disse quando Joe scoperse il dolce e sorrise di piacere. Pare un peccato mangiarlo. Intorno era guarnito con foglie verdi e con fiori della più bella pianta di gerani che aveva Amy. Oh, non è niente, sapete, ma tutte abbiamo voluto fare qualche cosa che vi fosse gradita. Questo lo darete a quella ragazza che lo metta via per l'ora del tè. È roba semplice e non vi può fare male, nemmeno alla gola. Va giù senza sforzo. Bella camera. Sarebbe se fosse tenuta bene, ma le cameriere sono tanto pigre e io non so come fare a ottenere che ci mettano un po' di premura. Oh, lasciate fare a me, in 2 minuti vedrete. Basta un po' di scopa al pavimento, così, e mettere un po' in ordine gli oggetti sul caminetto, così, e i libri al loro posto, qua, e le bottiglie da quest'altra parte, e il sofà girato in modo che non batta la luce negli occhi, e i cuscini battuti e sprimacciati che diano su, gonfi, ed ecco, siete a posto. Ed era vero, perché senza smettere di parlare e di ridere, Joe, con movimenti energici, man mano che diceva, eseguiva, e le cose andavano a posto. La stanza prese un altro aspetto. Lori guardava con un silenzio pieno di rispetto. Quando ella ebbe finito, gli fece cenno di accomodarsi sul sofà ed egli sedette con un sospiro di soddisfazione, dicendo: Siete proprio gentile, quello che ci voleva. Adesso, per favore, prendete il seggiolone e lasciate che faccia io qualche cosa per divertirvi. No, sono venuta io per divertire voi. Volete che vi legga? Chiese Joe con un'occhiata di desiderio ad alcuni libri dall'aspetto invitante che erano lì sotto mano. Grazie, li ho già letti tutti, preferirei discorrere se non vi dispiace. Affatto, se mi danno l'aire, io discorro tutta la giornata. Beth dice che non so più fermarmi. Beth è quella dal colorito rosa che sta molto in casa e qualche volta esce col cestino? Domandò Lori con interesse, senza più gracchiare. Sì, quella è Beth. È la mia bambina ed è molto buona. Quella molto carina è Meg, e quella coi capelli ricci è Amy, o mi sbaglio? Come avete fatto a indovinare? Lori si fece molto rosso, ma rispose franco: Capirete, vi sento spesso quando vi chiamate fra voi, ma io sono qua tutto solo e anche senza volere guardo. Ho l'impressione che vi dovete divertire molto voi altre. Mi scuserete se sono indiscreto, ma qualche volta vi scordate di calare la tendina nella stanza dove ci sono i fiori. Quando sono accese le lampade e voi state tutte con la mamma intorno al fuoco è come un quadretto. La mamma sta sempre voltata dalla parte mia e ha un aspetto così buono lì dietro i fiori che io non posso fare a meno di guardare. Io non l'ho, mia mamma, voi lo sapete. E Lori si mise ad attizzare il fuoco per nascondere un movimento nervoso delle labbra che non riusciva a frenare. Lo sguardo quasi avido del povero fanciullo solitario andò dritto al cuore di Joe. Educata semplicemente e senza sentimentalismi sciocchi, a 15 anni era innocente e franca come poche ragazze lo sono.
Lori era sola e si annoiava, e lei invece si sentiva ricca di affetto e di felicità in casa sua e avrebbe voluto darne un poco a lui. Il suo volto abbronzato ebbe un'espressione gentile e benevola e la sua voce prese un tono di insolita dolcezza mentre gli diceva: «Non abbasseremo mai quella tendina e potrete guardare finché volete. Vi autorizzo. Ma sarebbe meglio che invece di guardarci da lontano voi veniste a trovarci. La mamma è una gran donna. Vi farebbe molto bene vederla. Beth vi canterà qualche cosa purché la preghi io e mi balla. Meg e io vi faremo vedere i nostri scenari e gli accessori teatrali. Vi garantisco che riderete. Ci si divertirà un mondo. Il nonno il permesso non ve lo darebbe?» «Credo di sì, se glielo chiede vostra madre. È molto gentile il nonno, senza averne l'aria e mi lascia abbastanza libero di fare quello che mi piace. Solo teme che io possa riuscire di noia alle persone strane», spiegò Lori, che si animava sempre più. «Ma non siamo persone strane noi. Noi siamo vicine e non dovete pensare di riuscire molesto. Noi ne abbiamo voglia di conoscervi. Era tanto tempo, sapete, che io cercavo. Sono tanti anni che abitiamo qui, ma il solo vicino col quale abbiamo fatto conoscenza siete voi.» «Sì, ma vedete, mio nonno vive fra i suoi libri e a quanto avviene fuori non fa molta attenzione. Il signor Brooke, il mio precettore, sapete che non abita in casa nostra, così non ho nessuno con cui uscire io e perciò sto molto in casa e tiro avanti come posso.» «Male, male, bisogna muoversi, bisogna decidersi, andare dappertutto quando vi invitano. Allora vedrete che ne trovate tanti di amici e di posti belli dove andare. Siete un po' timido? Oh, non importa, se vi muovete vi passa, vedrete.» Lori arrossì ancora, ma a sentirsi dire che era timido non si offese. Joe glielo diceva con buona intenzione. Non c'era modo di prendere in mala parte la sua franchezza. «Vi piace la scuola?» domandò il ragazzo, cambiando discorso, dopo un breve silenzio passato a fissare con gli sguardi il fuoco del caminetto, mentre quelli di Joe vagavano liberamente per la stanza che le piaceva sempre di più. «Oh, non ci vado a scuola io. Io sono un uomo, una ragazza, volevo dire, occupata. Vado a far compagnia alla zia, una vecchia brontolona e simpatica a cui voglio bene.» «Già.» Lori apriva la bocca per domandare ancora qualcosa, ma si ricordò in tempo che non sta bene fare troppe domande alle persone sui fatti loro e taceva imbarazzato. Joe fu contenta di trovarlo così educato e non esitò a fargli fare quattro risate parlandogli della zia Marge. La sua vivace descrizione della vecchia signora stizzosa, del canino grasso, del pappagallo che parlava spagnolo, delle orge di lettura a cui si abbandonava nella biblioteca della zia, lo divertì un mondo. Quando poi Joe gli raccontò del vecchio signore che una volta venne a far la corte alla zia e nel mezzo di un bel discorso lorito col becco gli tolse la parrucca e come rimase il povero signore, Lori addirittura cadde all'indietro sulla spalliera e rise fino alle lacrime. Una cameriera fece capolino per vedere cosa accadeva. «Ah, come mi fa bene! Raccontatemi ancora, vi prego!» disse il ragazzo venendo fuori con la faccia di sotto un cuscino del sofà, tutto rosso e raggiante d'allegria. Entusiasmata dal successo, Jo raccontò ancora. Gli disse tutto: le recite del teatrino, i loro progetti, le loro speranze e i timori per il babbo, tutte le cose interessanti del loro piccolo mondo. Poi parlarono di libri e Jo vide con piacere che anche Lori li amava molto e aveva letto più di lei. «Se siete tanto amante dei libri, venite a vedere i nostri. Il nonno è fuori, non c'è da aver paura», disse Lori alzandosi. «Io non ho paura di nulla», ribatté Joe, levando il capo. «Non ci posso credere», esclamò il ragazzo guardandolo ammirato. In cuor suo pensava che anche lei avrebbe avuto le sue buone ragioni per averne paura del vecchio signore, se la trovava in certi momenti. La casa era tutta riscaldata come una serra, e Lori accompagnò l'ospite di stanza in stanza. Joe si fermava a esaminare tutto ciò che le colpiva la fantasia. Giunsero così in biblioteca. Joe batté le mani e si mise a saltare come faceva sempre quando una cosa le dava molto piacere. Le pareti erano interamente foderate di libri, con quadri e statue e certi meravigliosi stipetti a vetri, con monete rare, oggetti curiosi e ampi seggioloni accoglienti e ricchi mobili artistici e bronzi. La cosa più bella di tutte era un grande camino aperto, decorato da terrecotte rarissime. «Quanti tesori!» sospirava Joe, lasciandosi cadere entro una profonda poltrona di velluto e guardandosi intorno con aria molto soddisfatta. «Teodoro Lorenz, voi dovreste essere il ragazzo più felice del mondo», aggiunse con aria molto convinta.
Non si vive mica di soli libri, disse Lori scotendo il capo mentre saliva a sedersi sopra una tavola di fronte a lei. Ma prima che potesse dire di più, si udì squillare un campanello e Joe balzò in piedi esclamando: Oh, povera me, questo è vostro nonno. Ebbene, se anche fosse, voi non avete paura di niente, no? Osservò il ragazzo con una punta di malizia. Un po' di paura credo di averla del nonno, ma non vedo perché del resto sono qui col permesso della mamma e non penso che la mia visita vi abbia fatto male, disse Joe ricomponendosi, ma sempre con gli occhi fissi alla porta. Anzi, mi ha fatto bene e ve ne sono molto grato. Solo temo che voi a parlare tanto vi siete stancata, ma era così bello, non avrei mai voluto che smetteste. È il dottore per la visita, annunziò entrando la cameriera e accennando alla stanza vicina. Mi scusate se vi lascio per un momento, credo che dovrò andarci, disse Lori. Non vi preoccupate di me, qui sto come una regina, rispose Joe. Uscito Lori, la ragazza si divertì a modo suo, curiosando. Quando la porta tornò ad aprirsi, ella stava ritta davanti a un bel ritratto di un vecchio signore e senza voltarsi parlava e diceva con convinzione: Non dovrebbe farmi paura, no? Ha lo sguardo buono, se anche la bocca è severa. Piuttosto ha l'aria molto ostinata, questo sì, ma è meno bello del nonno mio. Però non importa, mi piace. Grazie, signorina, disse una voce brusca alle sue spalle. Ella si voltò e rimase sbigottita. Era il signor Lawrence, il vecchio, in persona. La povera Jo si fece rossa di brage e il cuore le batteva tumultuosamente al pensiero di ciò che aveva detto. Per un momento ebbe una maledetta voglia di darsi la gambe, ma sarebbe stata vigliaccheria e le sorelle l'avrebbero derisa. Decise di rimanere e cavarsela come poteva. Un'occhiata più attenta le fece vedere che gli occhi dell'originale, sotto le folte sopracciglia grigie, erano ancora più gentili di quelli del ritratto e le ammiccavano in modo così bonario che la sua paura ne fu molto diminuita. Con una voce ancora più severa di prima, il vecchio signore le domandò a bruciapelo, dopo una pausa terribile: Dunque, non avete paura di me, eh? Molta no, signore. E non mi trovate bello come vostro nonno? Proprio come lui, no. E sono molto ostinato, è vero? Ho detto soltanto che ne avete l'aria, ma con tutto questo vi piaccio. Sì, signore. Al vecchio signore piacque la risposta, fece una breve risata, le strinse la mano e ponendole un dito sotto il mento le fece levare la faccia, la esaminò con molta gravità e poi la lasciò andare dicendo: Già, tutto lo spirito di vostro nonno avete, se anche non gli somigliate nel volto. Era una personalità brillante vostro nonno, ma era anche qualche cosa di meglio, un bravo uomo, un galantuomo. Io sono orgoglioso di averlo avuto per amico. Oh, grazie, signore, disse Joe, approvando col capo. Cosa gli avete fatto a quel ragazzo mio? Le domandò il vecchio a bruciapelo. Oh, niente, quel che avrebbe fatto qualunque buona vicina. E Joe raccontò come era nata l'idea della visita. E voi credete che abbia bisogno di essere un po' sollevato, eh? Eh sì, signore, mi pare un po' troppo solo. La cosa migliore sarebbe la compagnia di ragazzi della sua età. Noi siamo tutte femmine, purtroppo, ma se potessimo giovargli in qualche modo ne saremmo assai contente. Ci ricordiamo sempre, aggiunse Joe con entusiasmo, del magnifico regalo che ci avete fatto per Natale. Ma che, è stato il ragazzo, tutto lui ha fatto. E quella povera donna come sta? Oh, non c'è male, signore. E Joe lo mise al corrente delle ultime notizie sugli Hummel. Sua madre li aveva raccomandati a varie persone che avevano più mezzi di lei. È proprio come suo padre, quando faceva una buona azione. Uno di questi giorni avrò il piacere di venirla a salutare. Diteglielo. Oh, il campanello suona, è il tè. Lo prendiamo presto per via del ragazzo. Andiamo giù e rimanete sempre la nostra buona vicina. Se mi volete, signore. Ve lo direi se non vi volessi? E il signor Lawrence, con la cavalleria d'altri tempi, le offerse il braccio. Oh, se mi vedesse Meg, cosa direbbe? Pensava Joe, prendendo il braccio del vecchio signore. Gli occhi le ridevano, pregustando il racconto che ne avrebbe fatto poi a casa. E che diamine gli prende a quel ragazzo? Brontolò il signor Lawrence, vedendo Lori che discese le scale di corsa, si arrestava sorpreso alla vista di Joe a braccetto col terribile nonno. Non sapevo che eravate tornato, signor nonno, cominciò mentre Joe gli gettava un'occhiata di trionfo. Lo vedo bene dal vostro modo di precipitarvi per le scale. Venite a prendere il tè e tenete un contegno da gentiluomo. E datagli una tiratina di capelli, che a modo suo era una carezza, il vecchio signore si avviò per primo, mentre Lori, non visto,
Si abbandonava a una serie di mosse buffe che per poco non fecero sbottare Joe in una risata. Il nonno beve le sue quattro tazze di tè, ma non parlò molto. Stava osservando i due ragazzi mentre chiacchieravano fra loro come vecchi amici. Non gli sfuggiva il cambiamento avvenuto nel nipote, il cui volto gli appariva ora pieno di colore, di luce e di vita. E il gesto animato e il riso che veniva proprio dal cuore. Il signor Lawrence osservava e ascoltava, pensando: è vero, è troppo solo quel figliolo. Vedremo un po' che effetto gli faranno queste ragazze. Joe gli piaceva con quei suoi modi franchi, e poi si sarebbe detto che lei lo capiva il ragazzo, proprio come se fosse un maschio lei pure. Se i Lawrence fossero stati gente, come avrebbe detto Joe, dura e impalata, ella si sarebbe trovata impacciata. La gente dura e impalata la rendeva sempre timida, ma vedendoli così franchi e cordiali, si trovò in tono con loro e fece un'impressione ottima. Quando si alzarono, ella voleva andar via, ma Lori disse che aveva da farle vedere ancora qualche cosa e la condusse nella serra, dove erano state accese le luci appositamente per lei. A Joe parve di trovarsi in un palazzo incantato, fra le pareti tutte di fiori, nella luce morbida, nel tepore umido, sotto il baldacchino meraviglioso di liane e di rami. E il suo giovane amico andava staccando con le cesoie i fiori più belli, e quando ne ebbe le mani piene, li legò in un mazzo e le disse, con quell'aria felice che le faceva tanto piacere: portateli alla mamma, ve ne prego, e ditele che la medicina che mi ha mandato mi è piaciuta molto. E il signor Lawrence li aspettava nel salone, ritto davanti al camino. Ma Joe non aveva occhi che per lo spettacolo del ricco pianoforte a coda col suo coperchio alzato. «Suonate?» domandò volgendosi a Lori con rispetto. «Oh, qualche volta», rispose lui modesto. «Oh, fatemi sentire, così poi lo racconto a Beth. Non volete suonare voi prima?» «Oh, non so suonare, sono troppo dura per imparare io, ma la musica mi piace tanto». E Lori suonò. E Joe stette a sentire, immergendo lentamente il naso negli eliotropi e nelle rose tea. Il suo rispetto e la sua ammirazione per il ragazzo crebbero di molto perché suonava piuttosto bene e non si dava arie. Ella avrebbe voluto che ci fosse Beth a sentirlo, ma non lo diceva. Soltanto ebbe gran lodi per lui che arrossiva tutto, finché venne il nonno a trarlo d'imbarazzo. «Bene, bene, signorina, non stia a fargli tanti elogi, non c'è male come suona. Speriamo però che riesca altrettanto bene in cose più importanti. Ve ne andate già? Beh, vi sono molto riconoscente, spero che tornerete. Tanti ossequi alla mamma e arrivederci, dottor Joe». E le diede una buona stretta di mano, ma pareva che ci fosse qualcosa che non gli piaceva. Nell'atrio, Joe domandò a Lori se le era sfuggita qualche parola che non andava bene. Ma egli scosse il capo. «No, è per me. Non è contento che io suoni». «E perché?» «Oh, un giorno o l'altro ve lo dirò. Adesso vi accompagna Giovanni perché io non devo uscire». «Oh, non occorre, non sono mica una signorina. E poi si tratta di due passi. Abbiatevi cura, eh?» «Ma spero bene che tornerete». «Oh, se voi promettete di venire da noi quando sarete guarito, ve lo prometto». «Buonasera, Lori». «Buonasera, Gio, buonasera». Quando Joe ebbe finito di raccontare tutti gli avvenimenti di quel pomeriggio, la famiglia intera avrebbe voluto fare una visita ai vicini. Per ciascuna di loro c'era qualcosa di attraente nella grande casa di là dalla siepe. La signora March voleva parlare di suo padre col vecchio signore, che non lo aveva dimenticato. Meg aveva una gran voglia di vedere la serra. Beth sospirava per il grande pianoforte e Amy sognava i bei quadri e le statue. «Mamma, perché non ha piacere che Lori suoni il signor Lawrence?» chiese Joe curiosa. «Non lo so con certezza, ma credo che sia perché suo figlio, ossia il padre di Lori, sposò un'italiana, una musicista, e il padre non approvava il matrimonio e non volle più vedere suo figlio. Morirono tutti e due quando Lori era ancora piccino e il nonno lo prese con sé. Immagino che il ragazzo, che è nato in Italia, non sia di costituzione molto robusta. Il vecchio nonno teme di perderlo e per questo prende tante precauzioni. L'amore per la musica Lori lo ha nel sangue perché ha preso da sua madre e io suppongo che il nonno tema che voglia fare il musicista. Ad ogni modo, la sua disposizione per la musica ricorda al vecchio quella della donna che egli non voleva in casa e perciò, come ha detto Joe, oggi sbuffava. «Ah, che storia romantica!» esclamò Meg. «Per me, disse Joe, è una sciocchezza. Gli lasci fare il musicista se ne ha voglia e non gli renda la vita infelice mandandolo al collegio che non gli va niente a genio». Ecco perché ha quei begli occhi neri e quelle maniere graziose. Secondo me gli italiani sono sempre carini. Per
Così diceva Meg, che era un po' sentimentale. Oh, che ne sai tu dei suoi occhi e dei suoi modi? Non gli hai mai parlato, si può dire? Esclamò Joe, che non era sentimentale. L'ho visto al ballo, e da come me lo descrivi si capisce che sa comportarsi. È molto carina quell'allusione alla medicina che gli ha mandato la mamma. Avrà voluto alludere al dolce, immagino. Alludeva a te, succoncella, è così chiaro. Davvero? E Joe spalancò gli occhi, non ci aveva proprio pensato. Ma guarda un po' come sei, ti fanno un complimento e non te ne accorgi, disse Meg con l'aria di una signorina molto esperta di tali cose. Oh, per me sono sciocchezze, e tu fammi il piacere di non fare la stupida e non guastarmi il divertimento. Lori è un ragazzo simpatico e mi piace, ma non voglio che ci siano tra noi sentimentalismi, complimenti e roba del genere. Trattiamolo tutte con bontà perché non ha la mamma. Di mamma, a farci visita può venire? Oh sì, Joe, sarà il benvenuto, il tuo piccolo amico. E spero che Meg si ricordi che i ragazzi, è bene che rimangano ragazzi finché si può. Io non ho ancora 13 anni, osservò Amy, ma non mi considero più bambina. Cosa ne dici, Beth? Penso quando giocavamo ai pellegrini, rispose Beth, che non aveva udito la domanda di Amy, e si usciva dal pantano e si passava la porta stretta, prendendo la risoluzione di essere buone, e poi si faceva la salita. Ossia, si cercava di farla, e forse la bella casa del vicino, piena di splendori, sarà il nostro palazzo magnifico. Prima dobbiamo passare i leoni, disse Joe, con l'aria di gustarla, anziché no, quest'ultima prospettiva.